Vittorio, rinfacciati. Ciao, Gianluca. Ciao.
Vabbè, ma lei viene dalla rivista, giusto? Giada. Dimmi. Chiaro, no? Chiaro, chiaro. Tirati. Ma tutto il tuo paio. Ma pure se mi inquadri non fa niente. Ragazzi, allargati tutti che ha girato, eh? Serata perfetta. Sindaco, buonasera. Che emozione stasera, finalmente. Dopo 2 anni ritorna l'Anaca di Davoli. Quanto è felice? Felicissimo. Noi riprendiamo, sì, dopo 2 anni, dove avevamo ceduto il passo alla pandemia. Purtroppo per questa emergenza sanitaria non si poteva realizzare, non si è potuta realizzare questa processione che ormai rientra nella tradizione storico-culturale e religiosa del nostro comune. E che interessa non solo il territorio di Davoli, ma se vogliamo interessa tutto il comprensorio, arriva gente da tutte le parti della provincia e forse anche dalla regione, anche dalla regione, cioè, testimonianze. Sì. E quindi si è ripreso quest'anno, come tu puoi vedere, in formato nonno come gli anni passati, che c'erano tanti più abeti rispetto a questa sera, però si riparte, questo è importante perché è un segnale di ripresa delle normali attività, non solo per questa tradizione, ma per tutta quella che è la vita quotidiana di tutto noi. Nello specifico io veramente devo fare un plauso a questi ragazzi che, seppur nell'ultimo momento,
sono riusciti ad organizzare questa manifestazione di stasera che ci riporta al nostro passato. Voi ricorderete che l'ultima volta, prima della pandemia, il 19, eravamo andati a Matera a portare questa nostra tradizione. All'epoca Matera era città della cultura europea, quindi abbiamo portato una parte di questa processione lì a Matera con il grande successo che ha avuto anche lì. Noi speravamo che quella vetrina ci potesse proiettare ancora meglio nella manifestazione. Purtroppo poi c'è stata l'emergenza sanitaria, questo non è avvenuto, però speriamo, ecco, di riprendere adesso. Anche se, mi scusi se la interrompo, le do una notizia in anteprima: in realtà stasera c'è qualcuno dalla Campania che è venuto a vedere la NACA proprio perché aveva visto la mostra di Matera, l'abbiamo saputo oggi pomeriggio. Vedi, io questo non lo sapevo, è un fatto importante, questo vuol dire che noi abbiamo lasciato il segno nel 2019 lì a Matera, in Basilicata, quindi speriamo di poter, ecco, riproporre ancora fuori dai nostri confini questa bella tradizione per dare sempre più visibilità, quindi attrarre gente, perché anche se le persone arrivano per questo momento, che è poi 2-3 ore per le vie del paese, però ecco, si conosce una di quelle tradizioni più importanti che, se vogliamo, qui in Calabria forse unica, sicuramente unica rispetto a tutti gli altri manifestazioni religiose del periodo di Pasqua che si fanno negli altri territori. È vero, ricordiamo anche che non è soltanto questa serata, ma è tutta la preparazione che in genere inizia da gennaio, quindi c'è un rito, una tradizione che assolutamente va preservata e non va persa nel tempo. Sindaco, stasera noi abbiamo visto che i suoi appelli e quelli di Don Nicola sono stati assolutamente ascoltati, perché nonostante non ci sia l'obbligo delle mascherine, il credo 99% dei presenti indossa la mascherina. Quanto è importante essere ancora prudenti? Noi abbiamo organizzato veramente questa manifestazione sia per quanto riguarda, ecco, il fatto delle mascherine, ma anche per quanto riguarda il fatto della direzione del traffico, le vie di fuga, tutto ciò che dovevamo mettere in campo come istituzione. Devo ringraziare tutti i ragazzi che hanno collaborato e che ci hanno dato una mano d'aiuto per poter svolgere un servizio veramente eccellente. Quanto è importante? Secondo me ancora non dobbiamo abbassare la guardia, perché il virus è sempre in agguato, quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere accorti, non dobbiamo pensare che è un libera tutti, anche se diciamo, le restrizioni si stanno notevolmente allentando, però dobbiamo essere, ecco, persone, cittadini responsabili, come in tutte le cose della vita si deve essere responsabili. Assolutamente, se concordiamo con lei, Sindaco. Senta, stasera comunque il paese è veramente pieno, noi abbiamo visto che ci sono macchine posteggiate anche fuori il centro di Davoli. Cosa sente di dire come segno di incoraggiamento ai suoi cittadini? Il paese è pieno perché, guarda, secondo me si aspettava, per 2 anni abbiamo atteso questa manifestazione, era importante riprendere. Cosa dire? Io mi auguro che questi ragazzi, che veramente si impegnano per 3-4 mesi all'anno a realizzare questa bella manifestazione, ecco, abbiano ancora la forza sempre nel futuro di poter impegnarsi a realizzare e a creare queste condizioni, perché è una tradizione che secondo me andrebbe valorizzata e dovrà essere valorizzata ancora di più, perché è ormai per Davoli, diciamo, una tradizione storica, ma se vogliamo è una di quelle tradizioni che, essendo unica nel nostro territorio, deve avere una storicizzazione. Una storicizzazione passa attraverso una serie di iniziative che certamente adesso, riprendendo, vedremo pure come metterle in campo per dare sempre più visibilità a questo evento. Insomma, una Pasqua felice anche grazie a questa tradizione finalmente ripresa qui a Davoli, Sindaco. Noi le facciamo gli auguri di buona Pasqua, serena, e soprattutto speriamo di rivederci alla prossima manifestazione. Auguri a tutti. Don Nicola Coppoletta, parroco della chiesa di Santa Barbara di Davoli, stasera guida questa meravigliosa processione. Cosa celebra? Ricordiamo naturalmente la morte di Cristo, ma nello stesso tempo una speranza, perché
queste, la popolazione di Davoli che porta gli abeti con questi lampioni sta ad indicare una speranza. L'albero, perché è sempre verde, e indica la vita, e anche nello stesso tempo il legno della croce. I lampioni invece la luce, quell'atmosfera magica che riescono a dire sì, oggi è l'impero delle tenebre che hanno sconfitto Cristo, ma non ci dimentichiamo che domenica di Pasqua, o meglio nella vigilia di Pasqua, Cristo risorge a vita nuova e quindi c'è una speranza per tutti quanti noi, non dalle tenebre ma alla luce. Dopo 2 anni di stop, quanto la rende felice, quanto è emozionato stasera, Don Nicola? Tantissimo, sia perché le tradizioni possono molte volte risvegliare sempre quella fede che fa bene per la popolazione, però nello stesso tempo anche una grande emozione perché la fede deve essere ancora vissuta, partecipata, per dare anche un segno alla propria esistenza. E vedere una comunità che sta rispettando le norme, insieme a quello che hanno collaborato come il gruppo NACA, anche alcuni membri del comitato, la parrocchia stessa, il fatto che vedo la popolazione con la mascherina che dicono sì, vogliamo partecipare, però con il rispetto delle norme. Vero, ne parlavamo con il sindaco. Indica una grande maturità. E questo sono contento. Anche rispetto delle regole, rispetto delle richieste sue e del sindaco, quindi comunque una popolazione che non ha voglia di trasgredire le regole. E fra 2 giorni è Pasqua, padre, qual è l'augurio che lei vuol fare ai suoi fedeli? Quello che ho sperimentato nella mia vita, ovvero che il Signore ci ama, nonostante siamo imperfetti, Lui ci ama e Lui è morto per noi per salvarci, per dare una vita nuova ad ognuno di noi. Quindi dobbiamo sempre alzare lo sguardo e avere quella fiducia di che il cielo può essere veramente per noi. Basta un impegno quotidiano, semplice, un sorriso, opere buone, manifestare che Dio ci vuole veramente bene e questo può dare veramente la possibilità di una risurrezione non solo nell'ambito dello spirito ma anche per quello che noi stiamo vivendo, perché sicuramente il bene vince sempre. Assolutamente. Per chi volesse partecipare alle messe, domani sera e domenica, quali sono gli orari? Allora, c'è ancora domani addirittura la processione della Desolata che è alle 7 di mattina. Domani sera invece alle 23 inizia la vigilia proprio della liturgia di Pasqua e poi domenica alle 10:30 ci sarà la confrunta, tempo anche permettendo, e poi da lì una piccola processione e la celebrazione eucaristica. Lunedì di Pasquetta per chi vuole alle 10 al Santuario della Misericordia. Grazie Don Nicola, buona Pasqua. Buona Pasqua anche a voi e grazie come sempre. Stefano Montesano e Deborah Ciancio, buonasera. Voi non siete di Davoli, voi siete di Genadi. Come mai stasera qui? Come avete conosciuto questa bellissima processione? Buonasera, io sono di Genadi, ma ho il mio carissimo amico qui e essendo anche antropologa culturale ho voluto proprio assistere a questo rito del nostro sud in quanto proprio manifestazione dell'interiorità e della soggettività della cultura calabrese che porterò al nord e ovunque andrò. Beh, adesso ancora siamo neanche a metà. Quali sono le sue impressioni, quali le sue emozioni? È molto suggestiva sia a livello folcloristico ma anche a livello religioso e diciamo che anche la banda e la musicalità dà la propria impronta, sì. Grazie. Stefano, come mai qui a Davoli? Ma innanzitutto c'è un richiamo personale, affettivo, perché comunque sono legatissimo a Don Nicola, è stato parroco della mia comunità, purtroppo per breve tempo, per fortuna di Davoli e per sfortuna di Genadi, e quindi mi lega a lui un rapporto diciamo di profonda amicizia, di profonda stima. E la NACA è un rituale che comunque conosco da un po' di anni, è la mia terza partecipazione. In generale tengo molto al rito diciamo della passione del Venerdì Santo. La NACA comunque è qualcosa che, come diceva Deborah, insomma, al di là del fatto che comunque proietta l'identità territoriale e al di là di quelle che comunque possono essere diversi gradi di intensità, no, della fede di ognuno di noi, è qualcosa che comunque ci accomuna, è un valore sociocomunitario che accomuna non solo Davoli ma, vista la partecipazione, anche il comprensorio. E se c'è poi un tocco diciamo di magia, di spiritualità e oltre diciamo l'aspetto fideistico, è anche merito di questa comunità e del suo egregio pastore.
Assolutamente, questa è una Pasqua particolare, siamo, speriamo, a fine pandemia o comunque un po' più liberi dalle regole restrittive, ma con una guerra che incombe alle nostre spalle. Come sta vivendo questi giorni? Allora, io sulla guerra ho molto molto apprezzato gli sforzi di Papa Francesco. Questa sera al Colosseo, se i programmi non sono cambiati, durante la Via Crucis partecipavano sia una ragazza russa che ucraina. È stato anche criticato per questa scelta, perché alcuni avrebbero voluto non partecipasse una rappresentanza russa, ma in questo momento occorre conciliazione. Io penso che Papa Francesco stia dando un messaggio di amore e di speranza, e che in questo momento se c'è un popolo che aggredisce, un popolo aggredito, ma la speranza deve andare in entrambe le direzioni, e quindi questo penso sia un messaggio che in questo Venerdì Santo, che chiaramente sperimenta la passione, la sofferenza, ma anche l'aspettativa per la rinascita, per la resurrezione, questo sia un messaggio importante, fondamentale, e spero che possa aprire le coscienze da parte di tutti, insomma. Un messaggio che condividiamo volentieri, e su questa riflessione facciamo a lei e a Deborah i nostri migliori auguri di buona Pasqua. Grazie, auguri anche a voi. Evelino Ranieri, Comitato Pronaca di Davoli, quanto è importante stasera aver ripreso questa processione? Dopo due anni è molto importante, diciamo che i ragazzi l'aspettavano, non vedevano l'ora, anche noi, anche perché questi lumini erano lumini che dovevano illuminare la processione del 2020, quindi sono rimasti fermi per ben tre anni. Ora finalmente la processione abbiamo ripreso a vivere piano piano. Quasi regolarmente. Come ha accolto la cittadinanza davolese questo ritorno? Molto, molto, molto bene, sì. Era aspettata, si sperava e per fortuna siamo riusciti a realizzarla. Per lei, che è sempre stato un membro attivo e partecipe del Comitato Pronaca Davoli, quanto è emozionante stasera vedere le vie del paese illuminate, vedere anche il paese così pieno, così i cittadini così partecipi? Diciamo che non ci aspettavamo questa partecipazione, quindi siamo doppiamente contenti. Pensavamo che sarebbe stato un qualcosa più riduttiva. Però la gente ha partecipato, c'è stata molta gente, abbiamo avuto anche tanti abeti, quasi 50 abeti. Visto l'organizzazione, che diciamo siamo ridotti all'ultimo, molto soddisfatti. Abbiamo visto degli alberi a dir poco giganteschi, e soprattutto carichi di tantissimi lumini, credo centinaia. Come fanno a portarli? Sì, sono più persone, però ci sarà un modo, c'è un modo per portare questi abeti senza ovviamente sentirne il peso in maniera eccessiva? No, forza di volontà, voglia, poi loro ci mettono passione, sacrificio, perché è pesante, la processione dura tre ore. Visto che hai parlato di abeti, colgo l'occasione di ringraziare l'azienda Boschiva La Foresta, che ci dona ogni anno gli abeti in maniera gratuita. Beh, anche questo è un passaggio importante per la realizzazione della NACA. Sì, sì, importantissimo, importantissimo. Abbiamo visto anche c'è un ottimo servizio, fornito dall'arma dei carabinieri. Sì, grazie anche a ragazzi e persone del paese che ci hanno aiutato volontariamente, si sono esposti per aiutarci, quindi ci hanno il loro contributo per mantenere l'ordine durante la processione. A prescindere dalla preparazione dei lampioni, quanti giorni prima cominciate ad organizzare la processione effettiva? Allora, a parte la realizzazione dei lampioni, diciamo una settimana, da Domenica delle Palme fino a Venerdì Santo si fa la distribuzione degli abeti e dei lampioni, e poi i ragazzi lo realizzano a loro discrezione. Va bene, ci fanno segni, lei è richiestissimo per, credo, assistenza agli alberi, la lasciamo andare. Grazie mille per la disponibilità e auguri di buona Pasqua. A voi.
Thank you.
Thank you.
Aspetta, guarda che c'è una partita di calcio, andiamo. Barbara, pronto? Vieni. Ma è la tasca? Ma la croce blu. Blamma. No, ancora no. Sono io pure a dire qua. Voglio ammazzare questa maniera. Come vuoi? Però aspetta, ma questo manco. No, una cosa non è nata. Aspetta, allora. Metti a mangiare, metti a mangiare. No, però qua c'è. Metti un consolo davanti. No, no. Thank you.
Ci conduca alla vita eterna. Una santa notte, a domani mattina alle 7 per la tesorata e complimenti a tutta la comunità per l'esempio. Buona serata.